Salve a tutti, etici lettori, e benvenuti ad un nuovo video. Oggi voglio fare la recensione di un romanzo d'esordio scritto da un italiano, che si chiama Gerardo Monaco. Il romanzo in questione è di genere soprannaturale e si intitola, per l'appunto, perché comunque c'entra con la storia, Il terzo seme del diavolo, con sottotitolo, non so se lo vedete, Il teorema di Corinne. Un romanzo pubblicato nel 2016 dalla Alter Ego Edizioni, una piccola casa editrice indipendente, e col costo di 13 euro e una lunghezza di circa 200 pagine. Prima di andare avanti desidero prendermi qualche secondo per ringraziare lo scrittore che mi ha inviato come dono il suo libro, e quindi grazie mille Gerardo. Siccome la trama è assunta davvero molto bene e senza spoiler sul retro del libro, la leggerò qui così da darvi un'idea iniziale del romanzo. L'adolescente Evelina vive con i nonni materni e con lo zio Frederick, dopo il tragico incidente stradale capitato molti anni prima ai suoi genitori. In seguito al ritrovamento casuale di alcune fotografie, la ragazzina inizia a indagare sul passato della propria famiglia e, grazie al prezioso aiuto della medium Corinne, farà luce su un'inquietante verità che coinvolge tutti i membri della sua cerchia familiare. Poi la descrizione segue con alcuni temi trattati nel romanzo, ma non ve li sto a elencare o comunque a leggere perché allungherei il brodo. I personaggi sono, come detti alcuni prima nella trama, Evelina, la protagonista della storia, una ragazzina adolescente di circa 17-18 anni che si troverà ad indagare riguardo alla sua famiglia, riguardo al suo passato e ad alcuni fatti molto particolari e inquietanti. Poi abbiamo i nonni materni, nonna Hilda e nonno Evert. Nonna Hilda soffre di una malattia particolare, che non ve la dirò. E poi abbiamo zio Frederick, che sarà l'aiutante, comunque il coprotagonista più importante della storia. La medium Corinne, che sarà presente, diciamo, per quasi tutto il romanzo, ma non vi sto a spiegare, altrimenti divagherei, non va bene. E come ultimo personaggio che vorrei specificare è Alexandra, ovvero la cugina di Evelina, che ricoprirà un ruolo, diciamo, abbastanza importante nella prima parte del romanzo. Il romanzo è ambientato in un luogo immaginario, che si chiama Baldwill, mentre altre ambientazioni sono come sono ad esempio Octaleg e soprattutto la casa principale in cui è ambientata la maggior parte della storia, ovvero la casa dei nonni materni di Evelina. Il luogo e il tempo di ambientazione invece è imprecisato, non ci viene detto, solo qualche accenno, quindi io presumo intorno agli anni 90, no, comunque prima degli anni 2000. Io ho dato questo romanzo come voto 9 su 10. Perché è un romanzo davvero molto bello e con un finale veramente inaspettato, quindi un grandissimo colpo di scena e mi ha lasciato di sasso. E i personaggi sono ben caratterizzati, infatti la protagonista ha vari tratti molto approfonditi e in più la storia non è banale né presenta dei buchi. Lo stile di scrittura è molto elegante e il metodo usato per narrare è molto lo usano un po' tutti, però il modo in cui l'ha usato mi è piaciuto molto. Infatti alterna il presente al passato usando dei flashback. Se devo dire un personaggio che mi è piaciuto tanto è zio Frederick, perché è davvero una persona molto simpatica e molto premurosa, e infatti ci tiene molto alla protagonista Evelina e fa di tutto per aiutarla, comunque per narrare il passato dei suoi genitori. Come ultima cosa vorrei fare i complimenti a Gerardo Monaco per aver avuto un grande successo, si può dire così, poiché la casa editrice è piccola. Dicevo grande successo perché questo libro è alla sua quarta ristampa. Infatti il libro è uscito per la prima volta a marzo 2016, ma la quarta ristampa è uscita a dicembre 2016. E l'autore ha specificato che ha venduto più copie della media normale della casa editrice, e quindi voglio fargli i miei complimenti per questo piccolo successo, ma si spera che diventerà un successo ancora maggiore, magari anche con l'aiuto del mio video, chissà. Detto questo, vorrei passare allo spoiler che volevo
descrivervi. Quindi, per chi non volesse guardare, anzi, ascoltare lo spoiler, vado al menu indicato qui sopra. Qui, non qui. Mentre chi volesse ascoltare lo spoiler, continui con la visione del mio video. Allora, lo spoiler riguarda un flashback, comunque un evento passato, rispetto a Evelina, è accaduto alla sua famiglia, in particolare alla sua cugina Alexandra e a suo padre Aaron. In poche parole, Alexandra, a un certo punto comincia ad accusare dei malori, e questi malori non sono che delle convulsioni, ma vengono interpretate come posseduta dal demonio. Quindi chiama un esorcista per cercare di curarla, ma invano, e l'ultimo atto per provare a salvarla è quello di fecondare, scusate, fecondare, di avere un rapporto sessuale incestuoso, quindi con un parente. E deve essere per forza un parente prossimo con cui ha un rapporto molto intimo, e nel senso che stanno comunque sempre insieme, si vogliono molto bene. E viene scelto il padre di Evelina, quindi Aaron. E consumano questo rapporto sessuale per poter poi avere in grembo il feto, a cui verrà trasferito il potere demoniaco. E dopodiché, quando il feto nascerà, verrà portato via, così da salvare Alexandra una volta per tutte. Questa situazione mi ha molto disturbato, nel senso non che mi ha dato fastidio per come è stata scritta o il fatto che Gerardo Monaco l'abbia scritta. Più che altro il dispiacere che mi ha invaso quando il padre di Evelina è stato costretto a avere un rapporto sessuale con una parente, con una nipote, quindi una parente molto vicina. Non voglio immaginare proprio la vergogna, il senso di colpa che gli pervadeva dentro quest'uomo. In seguito nel romanzo veniamo a scoprire che Aaron, e siccome è stato portato via la bambina, che perché era una femmina, proprio dalle mani, ha scritto delle poesie in suo ricordo, e in queste poesie la chiama Cristina. E sono delle poesie molto belle, però non ve le leggo perché vorrei che leggeste voi nel caso doveste comprare il libro, e comunque mi hanno molto colpito. Come ultima cosa, volevo solamente dire a Gerardo Monaco ben fatto di nuovo, non solo come narratore, ma anche come poeta, perché le poesie sono sicuro che le abbia scritte lui, perché non credo che qualcuno l'abbia aiutato, non sarebbe anche neanche tanto giusto, ecco. Ad ogni modo, complimenti Gerardo per la tua dote poetica, e oltre che scrittore di romanzi, e davvero spero che la tua carriera prosegua con altri successi. Bene, questa recensione è finita, spero che vi sia piaciuta. Nel caso fatemelo sapere lasciando un mi piace al video, anche alla pagina Facebook, dove ho il link in descrizione. E se avete letto questo libro, scrivete pure dei commenti, altrimenti se non l'avete letto, fatemi sapere cosa ne pensate avendo sentito la trama o le mie opinioni personali. E io vi chiedo, come prima cosa, di condividere i miei video sui vari social, così aiutatemi a crescere. Io vi ringrazio per aver visto la mia recensione, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti da Giuseppe e da Giuseppe Libri.